Compromissione significativa dell'ecosistema del torrente Limentra e di un tratto del fiume Reno sono le conseguenze dello svuotamento del bacino di Pavana denunciate dal sindaco di Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti, svaso effettuato da Enel Green Power Italia su autorizzazione delle autorità competenti per avviare i lavori, tempo di durata previsto 5 anni, di consolidamento della diga e di adeguamento alle norme antisismiche. La fase conclusiva dello svuotamento del bacino, ha comunicato Enel, a causa del cedimento del tutto imprevisto e imprevedibile del materiale sovrastante nelle vicinanze, ha comportato la completa apertura dello scarico di fondo della diga per evitarne l'ostruzione e la manovrabilità dell'organo per la sicurezza idraulica dell'impianto, il che ha comportato la fuoriuscita di sedimento che, ha dichiarato Enel, si è previsto di mitigare con tutte le operazioni idrauliche possibili. Intanto la Regione Toscana ha parlato di drammatici eventi per la morte di gran parte della fauna ittica nei corsi d'acqua a valle della diga, un fatto definito inaccettabile, e ARPAT, che ha effettuato un sopralluogo alla presenza di personale Enel, si è detta in attesa di ricevere documentazione tecnica sui monitoraggi effettuati durante le operazioni di svaso. La fuoriuscita di tutti questi sedimenti ha causato un danno grave a tutto l'ecosistema del torrente Limentra e del Reno, e quindi danni ingenti, danni che dovranno essere accertati e risarciti. Questi danni come sono avvenuti? Posso fare delle ipotesi, poi ci sono degli accertamenti in corso e quindi vedremo se le ipotesi sono suffragate da dati di fatto. Cioè, probabilmente è stato fatto uno svuotamento completo in un momento in cui, vuoi per la siccità dei fiumi, vuoi per il materiale che si era accumulato nella diga, legacy sedimenti, andava gestito probabilmente con più cautela. Quindi la fuoriuscita in quantità industriale di fango ha tolto ossigeno al fiume, causando una moria di pesci che è uno strazio da vedersi. Adesso come amministrazione avete anche delle preoccupazioni per i lavori che verranno effettuati? Infatti qui è stata constatata una vulnerabilità sismica della diga. È una diga costruita negli anni 20 e quindi chiaramente con criteri non antisismici, poi una diga che risente anche dell'usura del tempo. Siamo molto preoccupati perché chiaramente questi lavori sono lavori molto onerosi. Mi auguro che vengano fatti presto e bene, e a questo proposito mi permetto di approfittare per fare un ragionamento di più ampio respiro. L'Europa ci sta aiutando con ingenti risorse, sarebbe auspicabile che una parte importante di queste risorse venissero utilizzate proprio per finanziare la manutenzione del territorio e delle sue infrastrutture, perché l'Italia ha bisogno soprattutto di grandi opere di manutenzione dell'esistente.